Fresh music, please. Metallo e Cemento è un documentario che parla di graffiti e hip hop a 360 gradi. È un viaggio alla ricerca di immagini, parole, contraddizioni e conflitti di una tradizione in continua evoluzione. Gli obiettivi del progetto sono mostrare le opere dei writers, cercando di spiegare che cosa spinge questi artisti a rischiare così tanto, solamente per vedere il proprio nome in giro per la città o dipinto su un treno. Prima di iniziare questo viaggio, però, volevo ringraziare tutte le persone che si sono rese disponibili per un'intervista e tutti gli sponsor che mi hanno aiutato, dandomi le risorse per trasformare la mia idea in qualcosa di concreto. Grazie a Metallo e Cemento ho potuto conoscere alcuni dei pionieri di questo mondo sotterraneo ed esponenti delle crew più importanti e storiche di Milano. Il metallo, su cui viaggiano milioni di pannelli in tutto il mondo, passando da un quartiere all'altro e talvolta anche da stato a stato, portando con sé i nomi e lo stile di artisti che fanno tutto questo completamente gratis e anzi investendo il proprio denaro solamente per sentirsi bene con se stessi. E il cemento, dei lungolinea, dei palazzi e dei ponti, dove possiamo trovare affissa la tag, il throw up o il pezzo di chi ha deciso di lasciare il proprio nome come segno del proprio passaggio. Mi sono messo in gioco scavalcando i tanti ostacoli che ho trovato lungo questo percorso. Chi mi conosce sa bene quanto mi sono impegnato per realizzare tutto questo e quindi big up a tutti i king di Milano che mi vogliono bene. Buona visione! Eccoci qua, buona serata, metallo, cemento, tutto quello che volete. Ezekiel il presidente, live and direct, Trash Music Video, 2021 e non si ferma mai. Metallo e cemento, metallo e cemento, metallo e cemento. Già che ci siamo, oltre che il quinto, ci mettiamo contro il sesto potere. Su Napster ci sono un sacco di nerd. Non vi preoccupate di noi, tutto liscio, tutto liscio. Oh! Non ci fai o ci sei, ci sei o ci fa, sei o ci fa, come l'olio, niente da imporre, ma per opporre esco dalla mia torre d'avorio, guastati, plasmati da ciotole di riso basmati, col sorriso anche se devastati. Voglio meno scenette, più scenografie perfette, bella texer, lo sguardo resta opaco se la mente non riflette. Si testa una tela mega, l'impasto lega, pure se ci frega non la tessera di incastro. Master of disastro sotto lo stesso astro, spreme sono architetture estreme come mastro, varie persone care, vari solo da rivari. Giorni ormai spenti da ricaricare, creiamo innesti che non diresti, germogli freschi crescono, i più onesti e gli onesti riescono. Sorry sai, precursori delle strade che percorri, sento ancora che non scorri, you don't worry, sento ancora gli echi. Don't worry, sento ancora gli echi. Minocciati voi, 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 minocciati voi,
Ciao a tutti, io sono Esa, sono un signore di una certa età che fa il rap e i graffiti, la breakdance, i beats da tantissimo tempo, anche un po' il DJ, e amo l'hip hop e non smetto di amarlo. Con le rime abbiamo iniziato già quando avevo 16 anni, avevo il primo gruppo, si chiamava Wild Style Crew e io rappavo in inglese perché non si usava rappare in italiano, stiamo parlando 87, così 88. Ci siamo divertiti così tanto che siamo andati avanti, poi magari non assieme con i ragazzi del primo gruppo, a un certo punto nel 91 nascono gli OTR, che è il mio gruppo di rap diciamo più storico, a cui ovviamente voglio tanto bene. Con gli OTR diciamo radunavamo tutti i ragazzi appassionati di pop della provincia di Varese, quindi sinceramente nel gruppo c'erano rapper, DJ ma anche writer, e eravamo in 3 o 4 ragazzi a dipingere. All'inizio giusto facevamo le teste, qualche outline così sporadicamente, poi trovandosi in gruppo si è riusciti a fare più cose, ecco, facciamo meno male i throw up in giro per Varese, non si poteva far molto in provincia, non puoi esagerare troppo, ma facevamo le nostre cose, ecco, assieme al rap anche un po' di graffiti, sia sui treni delle feste che arrivavano, sia in giro per la città. Negli anni 90 abbiamo fatto un gran successo con il rap, quindi il rap per me è diventata la cosa principale. Poi la fortuna però di girare in grosse jam, noi siamo sempre stati molto vicini all'ambiente hip hop a 360 gradi, quindi con i DJs, con i b-boys, con le b-girls, con i writers, tutta la scena dei graffiti, italiana, internazionale, ecco, perché poi abbiamo avuto l'opportunità di viaggiare anche per suonare, per dipingere, per produrre musica in studio, per fare degli spettacoli dal vivo un sacco di volte, di andare quindi in Francia, tantissimo in Germania, Austria, Svizzera, ovviamente anche tanto, con una crew internazionale che si chiama La Connessione, che è fatta da gli OTR e in Germania i 360 gradi Records e in Belgio CNN. Sono tutte crew di rapper e beatmakers, ma in realtà in mezzo con tanti writer che infatti hanno dipinto tanti muri, tanti treni, ecco, sia per piacere e poi crescendo anche per lavoro, ecco, perché no, è una bella soddisfazione poter fare una cosa che ti piace, piace pagare qualche bolletta. Tanti anni fa, quando volevamo far musica, era ancora più complicato di oggi, anche l'attrezzatura era molto costosa, quindi per esempio per la musica è stato fondamentale trovare un gruppo di persone appassionate, così il DJ ha messo i giradischi e il mixer, noi abbiamo messo i microfoni, qualcun altro ha messo il campionatore, alla fine abbiamo potuto assieme fare uno studio di registrazione sotto la casa di uno dei ragazzi con cui abbiamo fondato gli OTR, che era il Thor, assieme a Vez, Vigor, Polare e anche la Pina, e abbiamo fondato gli OTR, esatto, e dai demo siamo passati a produrre singoli su vinile, album interi, prima per etichette indipendenti, poi anche per etichette major. Diciamo la fortuna è quella di poter unire le forze. Oggi i ragazzi hanno un aiuto in più perché la tecnologia ha dei prezzi alla portata, diciamo, ti permette di fare musica anche in casa, ecco, con poche attrezzature, ma noi eravamo già un po' in quella idea, perché in fondo sia la prima house music sia il primo hip hop sono nati da DJ che avevano un po' di impianto a casa, quindi giradischi, batterie elettroniche, microfoni, e registravano anche senza avere degli studi di registrazione costosissimi. Racconto anche di pari passo cosa succedeva con gli spray, ecco, perché per esempio anche oggi fortunatamente ci sono tanti negozi di spray, si possono ordinare gli spray anche per corrispondenza. All'epoca gli spray che trovavi dal ferramenta non sempre erano di buona qualità, usavamo un marchio che si chiamava Talken e un altro che si chiamava Duplicolor, che per l'epoca erano molto belle, non avevano l'assortimento di colori che trovi oggi, e all'epoca era una guerra tendenzialmente per fare il fat cap. Noi tagliavamo con le lamette il tappino, come si usa anche oggi il tappino per fare le tag, quelle tipo a scalpello, diciamo quelle piatte, e le tagliavamo col taglierino i tappini normali e facevamo una specie di fat cap tagliato, no? Era anche figo per fare le scritte, però diciamo ti dovevi un po' ingegnare e gli spray costavano tanto. Fortunatamente trovavamo qualche commissione, gli spray che usavi per fare un lavoro per una serranda che ti avanzavano servivano anche per fare dei graffiti per la gente, ecco, quelli diciamo non retribuiti.
Venne a trovarci un nostro amico di Torino, Spider, e dei Top of Torino, Spiderello del Reggio, e lui è un assiduo writer, ecco. Noi sinceramente erano più le sere che stavamo a suonare, magari, che andare a dipingere, e però lui ha pretese, no, dobbiamo assolutamente andare a dipingere un treno di qua di là. Quindi andavo in stazione, in realtà eravamo tra i primissimi a dipingere a Varese, nella provincia all'inizio non era un guaio così grosso se andai a dipingere, quindi fu una cosa relativamente facile, abbiamo fatto un paio di throw up, tutti felici, e siamo tornati a casa. Quindi diciamo le prime esperienze furono divertenti, poi ovviamente negli anni, tempo una decina d'anni, invece sono nate tante crew. Io mi sono spostato a vivere a Milano e diciamo insomma era più laborioso andare a dipingere, perché da che andavano a dipingere tanti writer c'era anche più controllo, ecco, ti facciamo dipingere un treno, due treni, quattro treni, anzi le Ferrovie Nord di Milano e le Ferrovie dello Stato negli anni 90 erano molto dipinte, con mia gioia, perché a me piace vedere i treni dipinti, penso che sia una cosa bella anche per la gente quando arrivano in banchina, sono un po' più felici questi treni, sennò tutti grigi, così incazzati, metallosi, invece un po' di colore, un po' di stile, ecco, perché no, sono tutt'altra cosa, ecco. Quindi poi nel tempo è diventato più dura la cosa, ecco, oggi devi essere abbastanza un ninja per fare quel lavoro lì. Oggi mi capita di più di dipingere un quadro che è un treno, un muro, ecco, però sono contento, le mie marachelle le ho fatte, le mie soddisfazioni me le sono tolte, e poi ho sempre bazzicato molto il mondo del writing, quindi diciamo ho la fortuna di aver visto nascere e crescere dei fortissimi artisti a livello italiano per quanto riguarda il movimento del writing. Ho anche conosciuto degli old school fortissimi, anche della prima scuola, come Fase 2, col quale abbiamo collaborato sia musicalmente, e poi ho avuto la fortuna di vederlo disegnare un sacco di volte. Buonanima, grande Fase, sempre ti ricorderemo, e lui è stato uno dei primi a codificare il writing, lo stile del writing, e stiamo parlando degli anni 70 a New York, nel Bronx, ecco. Abbiamo visto dipingere gente bravissima come la Musa dalla Spagna, piuttosto che Modde da Parigi, Dare, uno storico writer svizzero fortissimo, quindi insomma buonanima anche Dare, sempre ti ricorderemo. E quindi diciamo un po' i graffiti li ho fatti, e ancora capita la murata con gli amici è stagionale, perché no, è una bellissima cosa, ecco. Sono contento, torno a casa, porto la spesa, guardo i treni che passano, sono dipinti, sono felice. Quando li vedo che sono non dipinti, sono un po' più noiosi. Una grossa parte dei graffiti sono parte dell'hip hop, ecco, l'hip hop ha radunato tutte le culture di strada, quindi rap, breakdance, graffiti, beatmaking, DJ, beatboxer, perché era tutta gente che si beccava assieme per strada, messi tutti sotto una stessa bandiera, hanno più importanza, ecco. Quindi all'inizio è nato molto questa roba qua, però per esempio un writer storico che è Sin di New York, bravissimo a tutt'oggi, fortissimo, e lui per esempio è sempre stato più un rockettaro, un metallaro magari, che un rapper, perché non è obbligatorio, ecco, in tutti gli ambiti trovi dei rapper, magari non sono totalmente appassionati di hip hop. Io sì, a me piace vedere i breakers, ne capisco, ballo anche, mi sono appassionato a tutte queste cose, e tempo speso dietro la cultura, insomma, è sempre tempo speso bene, impari sempre qualcosa, e in più nel tempo mi ha permesso, impegnandomi molto, di fare anche una professione per quanto riguarda la musica e per tante altre cose, ecco. No, a me il muro legale piace, ecco, perché te lo dico, ormai sono grande e penso anche giovanissimi, così possono vedere anche gente che dipinge, pian piano anche dipingere loro, se si appassionano, se si allenano, avranno anche il loro spazio, è importante. E poi comunque c'è anche un modo che la città ha per far capire che non tratta il writing come un crimine, mentre per altri periodi erano molto più incazzati, gli altri che muri legali. Sinceramente sono pazzo per i graffiti, proprio a livelli estremi, da tanti anni, però allo stesso tempo non è che dico, ah vabbè, lui ha disegnato un canguro
sono più bello io. Per me, se i muri sono colorati, sono più belli che grigi. Quindi per me non importa cosa fai, anzi, sono degli street artist, sono bravi, sono forti. A me sinceramente non dispiace neanche Banksy, secondo me è uno forte, che io sappia ha anche un grosso background di graffiti, cioè prima di fare la street art ha fatto anche tanti graffiti. Quindi sinceramente ci sono anche artisti che fanno un po' tutte e due le cose, ci sono artisti che non gli interessa fare qualcosa di figurativo, gli piace scrivere il suo nome bello grosso, con il loro stile, come gli piace a loro, con il loro codice, e fanno quella roba lì, che vogliono fare anche tanti illegali. Io sinceramente ti dico, secondo me l'artista non è che si pone di fare quella roba lì solo perché è legale, a lui gli piace scrivere sul muro il suo nome, poi ovviamente è illegale, quindi ci sono dei problemi e cerca di farlo senza essere arrestato. Però diciamo, non è che per forza il writer è uno che fa le rapine in banca, non è detto, cioè può essere un ragazzo tranquillissimo, magari non la considera neanche arte, però gli piace fare qualcosa sul muro, che sia bello, che sia brutto, che sia aggressivo, che sia simpatico, diciamo, gli piace. E ci sono stati dei posti, tipo in Veneto, hanno fatto dei corsi di graffiti per anziani, e quando anche le persone di una certa età hanno avuto la possibilità di scrivere il loro nome gigante sul muro, erano felicissimi. Poi ho parlato anche con altre persone che hanno fatto degli studi in questa direzione qua, diciamo è una forma di espressione molto bella, ecco. Ovviamente, esatto, non tutti sono felici di trovare i muri dipinti, ma diciamo, ragazzi, non è una cosa grave, è una cosa positiva, è una cosa che rallegra un po' l'umore del passante, dai. Sarà difficile vedere magari una traccia di hip hop classico in stile hip hop anni 90 di nuovo magari fare un successo commerciale grosso, però resta nel cuore di tante persone. Come uso sempre dire, il classico non tramonta mai, c'è sempre tanto rap, tanto hip hop, qualcuno più moderno, qualcuno da ballare, ma ce n'è anche tanto underground, ecco, come il Danno, come il Caossone, come DJ Graf e come i Nochi anche, che fanno bella musica e fanno dei bei risultati. Quindi auguriamoci sempre di poter far così anche noi, perché no, anche senza essere i primi in classifica, comunque poter fare la musica col nostro stile e con i nostri messaggi. Un saluto a tutti gli amici di Metallo e Cemento, in particolare grazie Trash Music per questa nuova production, sia in video sia su fanzine cartacea. Solo Amore, a.k.a. Presidente, anche noto come Captain Futuro, dalla crew OTR. One Love, gente guasta nel posto. One Love Fia Crew, One Love Mad Writers del Bronx, New York, e tutti i miei amici e le amiche di nuova e vecchia data che spingono il vero hip hop. Solo Amore. Chiudo le porte, così nessuno va oltre. Non c'è niente dentro, sei contento? Ora che lo sai, perché mi fai la corte? Rubi le mie certezze per lasciarmi dubbi. Cosa ti resterà dopo la morte? Qui sono tutti furbi. Vuoi venirmi in culo e non pagarmi il paraurti? Chi è il primo tra i primi e chi l'ultimo tra gli ultimi? Opportunisti con poteri occulti. Occhio, hai perso un'occasione. E Shock G non lavora per la Casio. Questo sottosuolo digitale ha un solo suono ed è il suo. Il tuo non assomiglia al rombo del tuono. In fondo hai vissuto già abbastanza. Leggi il mio parere su una fanzia e preparati alla morte. Volevi andare oltre? Dimmi chi va oltre. Fai attenzione uomo, fai attenzione. Fai attenzione uomo, fai attenzione. Reality I blew your mind. Oh, 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 we're deaf, dumb and blind, hey. We aren't gonna leave you behind. Say it, say it, say it, so she can find. Reality is I blew your mind. Scusa con chi ce l'hai, eh? Beh, ancora chiedendoti come riuscire a star dietro a me. Dici ci provo, ma non sai chi sono, eh. Ama quest'uomo, senti quest'uomo, cosa sa più di te, eh. È pazzo, tanto già so che non ti piaccio, eh. Etichetta di sto cazzo, pagliaccio, passa se taccio, è più che convinto di quello che faccio. Riduco lo straccio, chiedi in calcio che ti aspetti. Guarda quanti finti iscritti a sto club. A cosa mira, se ancora respira chissà come fa. A titti, stai soffocando negli istinti. Hai più dritti, metti meri quanto ne siamo convinti. Scegli, e tu sei il primo che cedi. Ma come non te lo spieghi, non vedi che neghi. Tutto non è come credi, per ora sprechi il tempo che impieghi. Se chiedi tu vedrai che il tuo discorso non sta in piedi. Tu non concimi in chi ho un brutto rapporto con i vicini. Quel che si può si fa per il rap. Non basta mai quel che si dà. La merda che produci non sai un cazzo. Almeno tiri su qualche lira come
passione, griglia mortarone come il macchinone di un boss. Le mie parole sistema la confusione. Ogni canzone è stata realizzata pensando alle persone. Il rispetto è maggiore ogni volta che sotto casa batto la mano al fratello negrone, a cui descrivo la mia situazione con precisione. Continuo la mia missione che è registrare con l'unica ispirazione che calpestano le mie suole. È la strada dove vivo, Ardissone. Un milione di rime stile programmate per la registrazione, per quelle già registrate non faccio il figone. Ho scritto trash più figo su un vagone, nella mia stagione non bastava una ricarica al giorno per il mio pennarellone. Mo' altro che Lambo, uno stallone, ad ogni rima spero un cartone, ad ogni MC minchione. Хип-хоп — это как я живу, рэп — это то, что я делаю. Мое сердце бьется, пока на сцене я стою, пока микрофоны штурмую, публику шокируя. Каждый рифм и каждым словом атмосферу накаляя. Мир для всего хип-хоп движения моего города. Все, что мы хотим создать, веселье для народа. Бог стал настолько глупым. Теперь понятно, почему меня мутит на утро. Уже я в курсе, почему дышу отравой. Рэп на улице стал чересчур картавым. Музыкальные каналы стали сточными. Сплошная пропаганда грязи и порочности. Парни, непонятно, теперь какого рода девочке быть стало модно. Радио и эфиры заполняют дыры. Ротации и хит-парады коррумпированные. Папарацци куплены, журналистам платят, чтобы камеры свести, он лез под платье. Ну вот. Давайте к машине пройдем. И как этот адрес? Пойдемте к машине. А вы для себя это записываете, да, эти рисунки? Ну я так, да, типа. Как реклама? Любительская. Не, просто на память, потому что буду смотреть
в старости и думать, каким я дураком был. Не, ну уже это... Город украшали, у вас же там официально платили? Там все официально, конечно. Let's go! Put your money down, you don't wanna go there. If ever, we ain't going nowhere. Do it again and again, no fear. Now let me hear you say, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. See, now, that's called crowd control. Do it from the heart, it's not always about dough. Legends in the game, known in every household. You... Я начинал рэп считывать, когда бомбил фирму. Миксовал в подвалах бит, капуэ, рэп, кунг-фу. Создавал игру, в которой деньги были топливом. Тянулся караван, пустыня насыщалась словом. Молниями и громом с первого захода. В шоу-бизнес проник бэтбис черного входа. Поэзия плохого, рейдер с клубной строго. Путешествие по 90-м без нас рискованно. Любителям лить воду без базаров или морды. Владели клубами быки, политики и топливом. Чиновники и менты повсюду брали взятки. Плохой баланс против всех. Системы грязи бился жарко. Уличные схватки, налетчики под огнем. Мы всегда стояли на своем, согревая словом. Правильными фразами переделывали рынок, добавляя в русские сердца свой оттенок. Мы меняем стили, как восходы и закаты. Рэп-классика распадется на цитаты. Идет армада, накрывая города. Твой спор — это пыль, отойди назад. Мы меняем стили, как восходы и закаты. Рэп-классика распадется на цитаты. Идет армада, накрывая города. Твой спор — это пыль, отойди назад. Вечер подарил мне мелодичной скорости. В этом зоне я услышу силу хрупкости. Где фигуры плоскости танцуют в космосе. Там я потеряюсь, как песчинка с легкостью. И не найти меня, ведь я плыву, будто нейтрино. Расщепляя время, проникаю в твердость тела я. Выныриваю из эфира, создаю фракталы. Где буквы превращают грубый мир в инициалы. Медленно идет нирвана, бесконечная река. Притягивая взгляд безупречной пластикой. На глазах роса, от радости течет слеза. Открывается, как лотос утром на воде вселенная. Там отдыхаю я. Еще затяжка, опыт человечества пьют из единой фляжки. Из телескопа за галактиками наблюдаю я. Другие формы жизни не отрицаю. Отрываясь от земли, я лечу. Трогая руками высоту, я лечу. Мой каждый атом превратится в звезду. Я лечу, я лечу. И однажды утром я светилом зайду. Я лечу, я лечу. Улицы покрыл туман, размыли лица стекла. Люди за решетками смотрят на тех, кто в окнах на асфальте мокром. Отражение побед, глубина где-то на дне спрятала тусклый свет. Криминальный портрет стянут законами. Время замирает в проблемах по пути к дому, добывая хлеб разбоем. В каждом слое найдется тот один, кого мы будем звать героем. Рассказы поедает красота, россыпи алмазов. Но по миру те алмазы биты на простые фразы, создавая пейзаж, в котором нет порядка, потусторонний хаос. Накрыт реальной картой против этих фактов. Комната и тишина за колючей проволокой. Каждый день идет война, избитая резьба. Речью адвоката, уличным течением идет против формата. Мысли, как звезды великого плата, горят от начала и до заката. Свет тот раскидан алмазами в небе. Жги темноту, где бы ты ни был, жги темноту. Жги темноту, алмазами в небе, жги темноту. Жги темноту, где бы ты ни был. Полиция! Козлы! Со всем облачением! Это моя страна!
Я живу в государстве с номерным паспортом, где по базе пробить можно запросто. Греюсь у костра, вижу беспредел, за взятки чиновников под расстрел. Я бы не хотел сблизиться с крысами, кто набрал вес в государственных креслах. Бесы без чести прикрыты властью, вводят законы, народ гонят в рабство. Государство покрыто шрамами, люди заложниками стали штрафов. Сверху указы в рычаг депутата, в ответ на них с улиц летят только маты. Твари обитают в Госдуме, вносят безумные правки в законы. Полиция в потемках улицы утюжит падальщиками, в небе над жертвами кружат ваншот. Полицейские отчеты никуда не спешат, офицеры в погонах коррупционеры покрывают тенью криминальные сферы. Эти хищные звери промышляют из засады, получают доли, проценты и откаты. Стволы, проститутки, наркобизнес, блюстители порядка не знают, что такое кризис, fuck the police. Крик сирены, законодательная власть, тюрьма системы, в политике проблемы, значит будет хаос. Ночной спецназ действует без пауз, изменяя ракурс, полицейские погоны плевать хотели на конституцию и законы. Выстрелом рожденные, с головами бритыми тяжелые чины, властью прикрыты, лицензия бандита выдается властью для полиции, только чиновники на La connessione internazionale, ich prale, represento, non passivo. Hier im Süden checken Stilo, werde glühen und das ohne ermüden. Zusammen ziehen in Euro-Rap, Neuigkeiten, Toys vertreiben, Joints bereiten und ich scheue keinen Austausch. Der Grenzen sprengende, fette Reim sendende, Fake Moves abwendende und Hip-Hop kennende. European Attack, we bring your skills back. Chill on man, porta clack, Mac. Do what you want, black. Letali sulle strumentali, wir hauen euch alle weg. It ain't where you're from, it's where you're at. Heute hier um zu vernetzen, verknüpfen Zungen zu einem unsichtbaren Band legen, Städte in Brand und das von Land zu Land, Junge. Alles was du weißt ist das was du siehst, doch das was du nicht weißt ist das was heute geschieht. Also schalt den Fernseher aus, wir rocken Mikrofone, Tor Zulu Sound System, Mix mit Kondition. Yeah, yeah, Tony L, y'all. Ancora in piedi dopo un top di tre. My chance to get a payback. Testimoni già di troppi flash. Young glance and you be laid back. Man, 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 man. Trasforma difetti in pregi. It's slime, shit, collision. E qua non può finire. Ancora in piedi dopo un top di tre. My chance to get a payback. Testimoni già di troppi flash. Young glance and you be laid back. Man, 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 man. Trasforma difetti in pregi. It's slime, shit, collision. E qua non può finire. Spregi che infelici sono presente. Fiamme spente in meno di un istante. Poi da niente, fuoco incandescente. Territorio confinante tra nirvana e sclero. Tra l'infinito e zero, la via che va percorsa per intero. Ain't no half steps, one step. Ci cazzo credi, servono i fondamentali. Un spessore tipo 3D. Always ready. Croton viene da sotto. Stress indotto. Cause I'm about to take you straight to the dope zone. Rough your breath out of your chest and box your head. Blow your face out of its place. Automatically smack the crap out of a sucker's ass. And back and slack your flesh until this shit is blast. Bisognerà aggiornare la tecnica della guerra moderna che può coinvolgerci. Tutti noi qui vogliamo la pace e lottiamo per essa. Ma questo non vuol certamente dire che abbiamo paura. Se le circostanze ce lo imporranno, non esiteremo un istante e ai nostri eventuali aggressori risponderemo colpo su colpo. Occidente, sempre più di frequente si impone, condizione che non paga, un po' de raga, sono in attesa della tregua giù in strada, scena che non quadra, perché il sole non scalda, l'amore non brucia, il silenzio non calma, o solo perché il sangue non commuove, come una goccia che cade nell'oceano quando piove.
così, va così. Conta solo il prezzo da pagare per chi cerca amore. Il braccio segue nella stecca, la otto in buca. Chi perde paga, la fortuna è cieca. Hai visto mai cambiasse il mondo? Il mondo non cambia, rabbia. Rivoluzione per la gente, nella mente serve unità divise come lo yin e lo yang, come la yoni e l'ingan. L'euforia dopo il dramma, dilemma interno. Bene, male, paradiso, inferno. Guerra e pace in ogni via, lo scenario odierno. Qui si impara in fretta, andare a tempo. Per un'ora d'amore, segue un'ora per lo sbattimento. 100 probabilità su 100. Il centro, il movimento è dentro. Lottano ragioni e sentimento. Proiezioni cercano l'esterno. Bucano lo schermo, niente può restare fermo. No futuro nel dolore della guerra. Pace per la gente sulla terra, ma va da sé che ora già sai, già sai. Paste lisci a calli, fatti calli, pochi sballi, da pappe molli, pochi galli, un to' di pappagalli, poche polli, piatti come francobolli, di qualunque credo, Wacken si suicido, posso avere jeans, macchina o tuxedo, nella jam, faccio slam coi veterani, oggi guerra, domani fatti come in Tillimani, batti mani, I move your body, questo flow banga 10.000 raudi, applaudi scrausi, dimmi che ganja usi. Albanese ammoniacata, sicuro che ne abusi. Ci vuole stile, ma giri come paninari. Per suonare bene non ci vuole Stradivari. Strani svari, in testa re militari. Guerra stellari, in testa questi luminari. Coche patatine, in voga i bambascioni. Mille cloni, stereotipici come cartone. Al neck ci sta l'ansì che è figlio dei cannoni. Mica il puppet colorato coi pantoni. Troppo i pannoloni, i baggy pantaloni. Marco e fricchettoni, a suoni scopazzoni. Nel quartiere, coi mattacchioni. Con gli sboroni ho fatto nocche dure, come mattoni. Gioca sano yo, nocche dure, come mattoni. Gioca sano yo, nocche dure, come mattoni. Gioca sano yo, nocche dure, come mattoni. Come mattoni. Steppa qui dalla clé che mantieni rispetto. Occhi su se ci sei, occhi su. Oh. Bella bro, sono incatenato qua, ti saluterei ma sono legato. Bella a tutti, sono Amian. Ho iniziato nel 2014 a dipingere e da lì non ho mai smesso, logicamente. All'inizialmente dipingevo molti muri, poi sono passato ai treni merci e poi ai treni passeggeri, quelli belli, quelli veri, o no? Ma mi ha spinto a dipingere in realtà nulla di che, la nulla facenza e dei miei soci che già lo facevano e quindi mi hanno tirato in mezzo. E poi da lì è partito tutto e i miei soci sono rimasti indietro. Se c'è un bello spot sul muro, uno spot che si vede, anche un'autostrada, una tangenziale, mi caso su quelle. Sennò logicamente treni, perché girano di più, si vedono di più. Dipingo perché sento adrenalina, capito? Mi sento vivo, mi sento forte, mi sento quello che probabilmente nella vita mi manca un po', non lo so. E quindi mi passano le insicurezze, mi sento bene. Ma di quelli che non dipingono, in realtà niente di che. Vorrei solo che capissero un po' di più quello che facciamo noi che dipingiamo, ma in realtà forse è un bene che non lo capiscano, perché i graffiti devono rimanere quello che sono. Il momento più bello di quando vai a dipingere, secondo me, è quando hai finito e ti stacchi un attimo dal pezzo e guardi e dici o che merda o che mina. Quello è il momento bello, no? Ma il momento più sbatti è il pomeriggio, quando sto pensando ad organizzare tutta l'azione e mi sento un po' in ansia, capito? Pensi a tutto quello che potrebbe succedere durante l'azione. Poi io vivo di paranoia, quindi è un po' così, è un momento di merda quello. Potrebbe succedere di farsi una corsa, o potrebbe succedere di prendere un sacco di legnate e essere arrestato. Cosa potrebbe succedere? Io mi tocco i coglioni, ma fortunatamente no per adesso, quindi boh, ci sta dentro. Che non mi hanno mai preso, mi tocco i coglioni di nuovo, perché alla fine non so se il gioco ne vale la candela. Ma di quelli che sono stati presi e fanno solo muri legali, penso che dipenda molto anche dalla situazione che hai tu in partenza. Se sei un figlio di papà e ti pagano pure le sigarette, magari puoi andare avanti a fare cose illegali. Ma se sei un poveraccio e non hai i soldi per pagarti le cose, te la caghi un po', capito? Se vuoi andare avanti con la vita. Perché la vita reale non sono i graffiti, comunque. La vita reale è un lavoro e campare, quindi
stiamo a fa. E ultimamente l'organizzazione è diventata più, un po' più peso, perché con sta storia del coprifuoco, lockdown varie, bisogna anche studiarsi un attimo il tragitto per andare a dipingere, i vari sgami da fare. Quindi ultimamente l'organizzazione è molto importante, gli orari e tutte le cose. Poi, se devo dirtela così, sì, si vanno a comprare gli spray e si pensa un po' su dove andare, si organizza tra amici, si vede la sera, si beve un paio di birrette e poi si parte. Birrette per smorzare la tensione, ecco dai, diciamola così. Fanno correre più veloci le birre. Che cazzo è la birra? Grazie bro. Quando arrivo nel posto la prima cosa è guardare tanto. Se è un posto che conosci riesci a capire subito se va bene o non va bene la situazione. Se è un posto che non conosci, guardare tanto. Un'ora, due ore, fa niente. Anche arrivare lì due ore prima non nuoce assolutamente. Allora, ti dirò, i bozzetti per me non sono un granché importanti, nel senso, è molto importante bozzare a casa, fare tanti pezzi su carta, quello è molto importante, però il bozzetto non me lo porto mai quando vado a dipingere. Anzi, molto spesso ho in mente qualcosa che magari mi sono fatto la sera a casa o il giorno prima e poi faccio tutt'altro. Quindi diciamo che andare in freestyle sui treni in primis è una cosa molto più divertente, poi fai vedere realmente quello che tu sei. Inizialmente non ero freestyle e li faccio di merda i pannelli, dico la verità, frate. Come dicevo prima, lo studio a casa, le bozzette che ti fai a casa valgono tanto. E io sono comunque uno che ne ha fatte poche. Ci sono soci con cui dipingo che fanno 10 bozze al giorno e infatti spaccano tutto. Io probabilmente sono un po' indietro su questa cosa, però è una cosa che va fatta. Per riuscire devi fare, logico. La differenza tra la bozza e farlo reale, innanzitutto, è la situazione in cui ti trovi, che non ti viene subito tutto in mente. E poi i tempi, quindi magari devi tagliare un po' di robe e poi che cazzo ne so, dipende. Fare una bozza e fare una roba grossa 10 metri è un po' diverso, ecco, devi abituarsi. La crew ha un valore molto importante, alla fine avere delle persone con cui condividi delle cose è molto importante. I graffiti appunto possono passare in secondo piano, assolutamente, se hai delle persone con cui ti trovi bene e delle persone di cui fidarti. Il progetto Metal e Cemento è una bomba assurda e veramente lo zio Trescione sta scrivendo un pezzo di storia, cazzo. Quindi comprate la Fanta e sborrateci sopra a casa in cameretta, bastardi. JTAG baby, it lets you know, world, universe is created with different emanations of sound, tone, syllables, rhythm, tree of life. AV, that's the avatar, check the catalog, phonetic catalog, what's the matter dog, call back God, Lord, you're so believing Santa Claus. At my barn, the future just a past evolved. Used to do things improving, cannonball. Bringing mutants to conclusion like an abattoir. Law, law, hidden to manifest. Letters are letters, the patterns are clever and fresh. Nevertheless, can't understand unless you're blessed. The text, leave your nets bereft of head. On the quest with the goons, that's the platoon. That is your duty, rest, wrapped in your crew. Respect the taboo, collect what is due. We read that set for yet to from next to Talmud. Vina, Hotma, Gedira, Tiferet, Hezet, Hot, Netza, Yezot, Malkut, Phonetic Kabbalah. German Lugas, Italian Berettas, when we get together, spit lead vendettas. Don't have to tell us, we good fellas. We get credit, other clicks get jealous. The method is entered on 32 paths. Laugh like Peter Sellers if you're doing the math. Losing the past, losing them fast. Last human to act, druid and black. Kubrick is back, confusing the masses and the music. Surpass computers with accurate facts. Talking about no facts, scared I interact. Gruesome as a vampire bat, flying a pact. Rewind that if you don't catch the lyric. Rhyme stack, digit, divine rap spirit. The line written, did it in acidic condition. Shalom to the sickest, losing this tradition. What's up with the world that we live in? Everybody's taking, but nobody's left giving. What's up with the world we inhabit? Tag, nab it, everybody wanna reach out and grab it. I've had it up to here with this lack of generosity. All around the world, all you see is animosity. It's an atrocity that's growing with velocity. There's gotta be a way to achieve reciprocity. Maybe possibly what we lack is integrity. We do whatever it takes to get in the rat race.
race that's really a marathon. Through Babylon and beyond, be honest now, we gotta respond. If you're fond of your life and you'd really like to keep it, I gotta tell you something, but it's no big secret. We're wasting energy, destroying resources, plundering the planet, no I don't endorse this. What's up with the world that we live in? Everybody's taking but nobody's left giving. What's up with the world we inhabit? Tag habit, everybody wanna reach out and grab it. What's up with the world that we live in? Everybody's taking but nobody's left giving. What's up with the world we inhabit? Tag habit, everybody wanna reach out and grab it. Everywhere I look I see the world is developing, enveloping itself in concrete, and there's no telling when we're gonna run out of spaces in green places. I see so many faces lost in complacence. It's a disgrace, it's a disgrace, it's a it's a disgrace that we don't have discretion. Discretion. Now you know. Yeah. J-Tag Crew. Every man is just a mess of hits. Infinite list of characters that can exist without all the advantages, arrogance and the risk. Blinded by the bright white lights of flashing cameras. Pacifist, bastifist, or fascist activist. Branded as anarchists, forced to pay the damages. Inaccurate calibers, immaculate savages. Governments and cabinets, stack amulets and palaces. Man is just a gibberish, they say you're Arab infamous. Oh my Muslim brothers, ignorant polygamous. Terrorists, idiots, and they legitimate, protect the innocent. Need a break of risk, investigation on these images. The diligence, I wish the world would live and it was limitless. Militant religious, replacing difference, deliverance. Since changes of the periods, I'm Indians, a toast to sipping Chauncey in the vineyards. What's up with the world that we live in? Everybody's taking but nobody's left giving. What's up with the world we inhabit? Tag habit, everybody wanna reach out and grab. Ciao, mi chiamo Davide, in Arte Dog, classe 89. Sono nato nella periferia milanese, Quarto Giaro. La mia carriera d'artista inizia nel 2002 come writer, insieme a dei miei amici d'infanzia. Iniziamo a dipingere muri e treni, quella era la nostra passione principale. E con gli anni ti porta magari a informarti più sulla cultura, su quello che stai facendo, perché quando fai una cosa non è che la fai tanto per fare. La mia vita molto probabilmente senza graffiti, senza rap, cioè potrebbe essere stata un disastro, magari carcerato, perché comunque ho avuto amici che magari hanno provato a entrare nel nostro mondo, ma non sono più riusciti a rimanerci, perché magari anche situazioni personali ti portano a far cose che non vorresti fare. Però per la famiglia cerchi di fare di tutto, a volte arrivi anche a fare scelte sbagliate. È stato bello uscire da questo ambiente tramite una cultura che magari alcuni sottovalutano, ma per magari alcune persone può essere importante. È stato comunque un misto strada e arte. Tramite musica o graffiti cerchi di trasmettere il tuo stato d'animo, quello che vivi, quello che vedi, tratto da una storia vera. Non è solo musica, non è solo un graffito, anche una soddisfazione personale. Quando una cosa va bene tu dici wow, è piaciuta a tanti, ti senti comunque parte di un qualcosa, cioè non ti senti dimenticato lì, è solo una persona, capito? Un altro testo. La cosa brutta è che oggi come oggi si pensa troppo al materialismo e poco al contenuto e automaticamente non riesci a dare un messaggio alle persone. La vita non è Gucci o avere un bel vestito o avere gioielli, ma è anche trasmettere un qualcosa tramite una tua passione. Sempre di meglio. Potrei essere un esempio, come non lo potrei essere. E quindi cerco comunque di trasmettere il positivo, anche magari passando una vita abbastanza turbolenta. E mi ricordo ancora quella volta che non sapevamo come registrare. Un mio cugino mi porta sto cantatù con le cassette e praticamente con lo stereo dove mettevi i CD ci mettavamo i CD della PlayStation 1 con i Wu-Tang Clan, c'era cioè il gioco dei Wu-Tang Clan, e da lì ascoltavamo i beat e con il cantatù registravamo su cassetta i primi freestyle. Una roba, raga, che cioè i ragazzi di oggi non possono capire, capito? Oppure quei cazzo di computer Windows 98 sarà stato, con Cubase che si inceppava ogni 2x3.
quante canzoni perdevi con sto microfono sempre del Cantatù, che oltretutto si era rotta la cupola e ci avevamo messo lo scotch per non far arrivare la voce, diciamo, netta. Le collassate, raga, le prime registrazioni da ridere proprio. E poi non è che andavi in studio e prenotavi la tua session, tu eri lì e studiavi il metodo per poter fare musica, capito? E te la vivevi proprio in prima persona e poi cercavi comunque di avere una buona qualità con quei mezzi che avevi, con i fogli e le penne, raga, a scrivere i testi. Adesso vedo tutti i ragazzi che scrivono i testi su iPhone o su qualsiasi smartphone, insomma. Noi eravamo lì, penne, fogli, la vivevi la cosa. Nessuno è nato imparato. Fai la tua gavetta, continui, sbagli e rifai, come nei graffiti, anche nella musica è così. Ma mai arrendersi, continuare a essere convinti di quello che si fa, ragazzi. Poi avevi l'alcombricola di amici con le loro doti, capito? Ci si metteva a tavolino e si tirava su qualcosa. Non è che era tutto servito, vai in studio, pago 50 euro e esco con una canzone. I soldi non mancavano, mancava affetto. Nella mia cerca ci sono anche nuovi bravi ragazzi che stanno incominciando a fare musica. Per l'amor di Dio, gli auguro tutto il bene possibile e che continuino a fare cose giuste, nel rispetto comunque della cultura, di quello che c'è stato, di quello che ci sarà. Io continuo fino a che c'ho fotta, c'ho voglia, c'ho qualcosa da dire. Poi come va, se faccio i soldi, non faccio i soldi, a me non mi interessa. Spero che rimanga quel poco di me a qualcuno. Raccontate la vostra vita, non raccontate la vita degli altri, cercate di trasmettere quello che voi vivete. Nell'ambito writing posso dire di essere stato fortunato, a parte magari qualche ginocchio sbucciato, qualche gomito sbucciato. Stare lì in mezzo alle rotaie, anche per un semplice graffito, ma c'era uno studio dietro a quello che facevi. Quando ti trovi un vigilante con una pistola puntata, tante fughe, magari tante sbucciate, però per fortuna di accuse sui graffiti non ne ho mai avuti. Rifarei comunque tutto nonostante quello che ho passato, perché fa parte della mia vita. Quarto Giaro è un ambiente abbastanza tosto per chi lo conosce. Viviamo in una periferia abbastanza nominata e è più facile fare altro che fare dell'arte. Un saluto a tutti gli artisti di zona, di OOG, Gioventù Bruciata, DLR, Rap Pirata, e lo sai. Dentro anche del buono, ho sempre un uomo, Silvano nonno, così non va bene, esageravano troppo, sparavano per primi giubbotti dai Ross, l'isolamento, uno dei boss, mala del Bretta, pischia e casino, sparire per un po' il giro ti cercano, tutto a un seguito, pagato il debito, piacere se è lecito, non fai il furbetto, scorciatoie non ne prendi in conto, tienilo, superato cose che altri manco vedono. No snitch, quando uno please, uno please, no snitch, uno please, il doge veneziano, doge veneziano, no snitch, uno please, quando uno please, uno please, no snitch, uno please, il doge veneziano, doge veneziano. Vuoi fare una gara, il Mac è meglio, è già acceso.
Non ho solo Macintosh, no PC, non ci sto. Yeah, ah, ah, tu lo vuoi avere, ma non c'hai love. Ah, ah, dite cazzate, io lo so non ce la fai, neanche a rate. Non ne sai, dimmi sì, solo è ok. Il Mac è meglio, il Mac è meglio, il Mac è meglio, il Mac è meglio. Questo bounce dal mio Mac è già nelle strade. Il Mac è meglio, il Mac è meglio, il Mac è meglio. 9 di sera, litro di Barbera, scendo giù le rime, questo è stile new era. Se vengo dal basso, tu mi ciucci il cazzo, e lo sai com'era, presento la strada. E arrivo qua da solo, oh, con i miei brada, e tu con gli altri mi fate una sucata. Pure con la crew, tutti uniti, sai come mi sembrate seppelliti. Mi scavo la buca e con la pala, la mia merda è questa e va in gala. La mia merda è di strada, la mia merda spara, la mia merda tu sei in una bar. Chiudo la rima, sento la rinculata. Se compro il tuo CD è un'inculata. Nella vita mia è successo di tutto, parlo poco adesso perché adesso sono distrutto. Mille problemi e poi mille dolori, questa è la mia vita, queste sono le sue funzioni. Parlo di sto fatto perché adesso sono stanco, agli appuntamenti dallo psico io non manco, e agli appuntamenti non sto muto e quindi parlo. Io sono sincero e quello falso non so farlo, forse questo è il mio primo problema. Non ci posso fare niente, io sono mega ma non sono un mago, quindi se sbaglio sicuramente poi pago. Forse è per questo che subisco tanto male, ho sorriso tanto e mo' il sorriso non rimane. Adesso apro bocca solamente per parlare, quando mi ritrovo in velo parlo in tribunale. Ho sorriso tanto e mo' il sorriso non rimane, forse è per questo che subisco tanto male. Adesso apro bocca solamente per parlare, quando mi ritrovo in velo parlo in tribunale. Dimmi chi cazzo sei, io sono Crash Music Beat Joe. Ti elimino come abbassare un fader nel mix Joe. Su YouTube le views non misurano le skill Joe, come Greg nel play dalle players the fit Joe. Tutti uguali convinti di avere la hit Joe. Tieni il palloncino, non fare il pagliaccio hit Joe. Con la bocca tutti ninja karate kid Joe. Poi di persona in ginocchio pensami il beat Joe. Vi facciamo sparire come le vecchie sim Joe. 24-7, 3-6-5 sopra il click Joe. Spariscono gli amici, nemici restano qui Joe. Guerra e pace diventiamo new bro in the street Joe. Finto under quanti soldi nella Rick family. Quale ghetto se sei nato figlio di contabili. Ora ti sborro in faccia tutti questi anime. Non sono quello falso, sempre in cerca di alibi. Detteggi tipo alici con i tuoi new abiti. Centro dove abiti, fanculo il tuo mentality. Tutto quello che so, tu neanche te lo immagini. Neanche se fai le indagini, ora so che ti agiti. Sambuca, nell'ora buca. Scavallati San Carlini, più di una madre fottuta. Per le murate, gli spray li rubavo al brico. Se facevo cazzate, rubavo, ero figo. Non passava dalla cassa alla cassa di birra, quando ancora non esisteva la villa. Entravo nella yard e ti rubavo la borsa, se no ti fottevo tutto dopo una bella corsa. Pistola, giocattolo e mani in alto, genitori guardavano ma basso sguardo. Non dimentico quei tempi belli, rubavamo dicendo siamo minorenni. Quante canne, il tuo stereo sopra le mie spalle, scappando anche con 3-4 palle. Se non me lo permettevo dovevo rubarlo. Ho la S finale, non chiamarmi Carlo. Performo da dove vengo, l'illegalità è la normalità. È normale rubare, se essere regolare, farsi rubare da chi sta a comandare. Se voglio lavorare io lavoro, te lo rubo, ma più faccio serio più me lo mettono nel culo. È normale rubare, se essere regolare, farsi rubare da chi sta a comandare. Sabota che il mino se te sfonda, sabota che tu cerebro e non lo quiere accettare. Al mino se te sfonda, mandrake, prima veterana. Sabotaje, al menos que te escondas. Sabotaje en tu cerebro. Al menos que te escondas. Mandrake, prima veterana. Ogni professionista della cultura hip hop ha avuto la possibilità di realizzare un proprio progetto, una propria idea, un proprio sogno. Io insieme a Feel Good abbiamo realizzato il nostro, abbiamo aperto Bandits Dance Studio, la prima accademia professionale di breaking in Italia, che si prefigge come obiettivo quello di tramandare ai nostri allievi quello che abbiamo fatto noi, cioè trasformare i propri sogni in realtà.
Ciao a tutti, sono Roman, in arte Froz, sono nato a Mosca nell'85 in Unione Sovietica e nel 1993, per motivi lavorativi di mio padre, che al tempo allenava la nazionale sovietica femminile di tennis, mi sono trasferito in Italia e precisamente a Conversano. Ovviamente trasferirmi è stato cambiare mondo, sono passato da una nazione ad un'altra, da una cultura ad un'altra, ho dovuto imparare l'italiano e mi sono dovuto integrare in una nuova società. Grazie alla disciplina sportiva di mio padre, che mi ha tramandato il sacrificio, la costanza, la perseveranza, ho praticato molteplici sport ottenendo ottimi risultati in ognuno di essi, come per esempio il pattinaggio aggressive inline skate, ero campione regionale, e karate, dove ho conseguito la cintura nera di primo dan in stile Shotokan. Successivamente tutta questa disciplina sportiva mi ha aiutato ad approcciare nella maniera giusta al breaking e tutt'oggi non mi sono ancora fermato da 20 anni. Nel 2001 era un inverno freddissimo a Conversano, che è un paesino di 30.000 abitanti in provincia di Bari. Ero da solo e guardavo MTV. Mettono un video, quello dei Bonfunk MCs Freestyler, ed è stato colpo di fulmine. Freestyler, rock the microphone. Ed è lì che ho visto per la prima volta il passo che mi ha fatto innamorare della breakdance. Ed è il windmill. Una volta che l'ho visto, ho detto: questa sarà la danza che fa per me. Ho chiamato un mio amico subito e gli ho detto di mettersi una tuta sportiva, che dovevamo allenarci per imparare quel passo leggendario, e ovviamente lo abbiamo imparato. Allenandoci pian piano cercavamo di capire di cosa facevamo parte, perché il breaking, breakdance, fa parte di una cultura più grande, che è quella hip hop. Per cercare di capire la coerenza che aveva questa danza all'interno di questa cultura, abbiamo iniziato a viaggiare. Siamo andati a Bari e ben presto ho conosciuto la crew, della quale sarei entrato a far parte a breve, quella dei Funk Warriors, con i quali ho capito che il breaking era parte dell'hip hop, una delle quattro discipline insieme a writing, MCing e DJing, e abbiamo girato con loro gran parte dell'Italia ed è grazie a loro che ho conosciuto, visto i primi eventi e ottenuto i primi risultati. È stato un periodo magico e per fortuna un periodo magico ha avuto la possibilità di essere video documentato. Ci sono dei video che testimoniano il mio inizio e sono riuscito a documentare i miei primi anni in questa cultura. Potete vedere questo video su YouTube, si chiama Froz the Story, The Man Behind the B-Boy. Dopo qualche anno di pratica, i miei genitori si trasferiscono a Milano e io rimango per un anno da solo a Conversano. Dopodiché, un anno dopo, nel 2004, approdo a Milano e conosco la realtà di Milano numero uno che è rimasta nella storia di questa cultura, ed è il muretto di San Babila. Lì ho conosciuto Ivan Twice, che è stato il mio mentore, non tanto sotto un punto di vista tecnico di questa danza, quanto sotto un punto di vista filosofico. Lui mi ha fatto capire che la danza è condivisione e che dietro questi movimenti, questi passi e queste crew e questi b-boy c'è una comunità, e far parte di una comunità è condividere, allenarsi insieme, viaggiare e conoscere meglio la cultura della quale facciamo parte. Dopo aver fatto la mia prima esperienza al muretto e conosciuto Twice, ho visto subito la crew che sarebbe diventata la crew dei miei sogni e la mia crew odierna, e sono i Bandits. Quando li ho visti in azione ho capito subito di doverne entrare a far parte. Ho conosciuto lì Mosè, Matteino, Erka, e ho subito detto ai ragazzi: io voglio allenarmi con voi. Erano avanti anni luce quando mi sono trasferito a Milano. Loro erano già pluricampioni italiani, avevano già vinto tantissimi contest, b-boy event, avevano appena fatto Battle of di ieri, e ho capito che con loro sarei cresciuto sia artisticamente che professionalmente che personalmente. Infatti con loro ho ottenuto i primi successi, abbiamo vinto JTB, abbiamo vinto Groove Cup, abbiamo vinto Freestyle Session, e poco tempo fa nel 2018 abbiamo vinto insieme il Battle of the Year e abbiamo rappresentato l'Italia a Montpellier ai mondiali del 2018 in Francia. Ovviamente quando ho detto che Milano è la mecca dell'hip hop di allora, non a caso, quando sono arrivato mi hanno invitato a una serata presso un locale famosissimo nel film I Paninari, che si chiamava Rolling Stones, e se lo ricordano tutti i praticanti della cultura hip hop di Milano, perché era la serata numero uno di successo hip hop, R&B, funk e breaking, organizzata da Five Star, quindi Gian Paolo, Max Brigante, DJ Erka, Black Angel e tutti quanti gli altri. Proprio
proprio lì ho capito che a Milano sarei riuscito a trasformare la mia passione in un lavoro, perché per la prima volta ho visto B-Boys ingaggiati professionalmente per fare show e intrattenimento in una serata pagati. Per me è stato uno shock, perché venivo da una realtà dove tu per ballare dovevi dire grazie a chi ti ha invitato, a chi ti ha permesso di fare lo show. A Milano la situazione era capovolta, l'arte veniva apprezzata e tu che eri un B-Boy potevi diventare un professionista. Come tutte le cose, anche l'hip hop come cultura cambia e si evolve, ma non perché è il tempo a dettare questa legge, è perché tutta la società che lo fa. Cambia la società, cambiano le persone, cambiamo noi stessi. Io non penso più le cose che pensavo 15 anni fa, quindi è normale che anche una cultura che è intrinseca nella società cambia insieme alla società. Oggi vediamo persone che hanno iniziato facendo dei bombing delle firme in giro avere dei propri studio di design professionali che fanno grafica. Questo è bene. Chi ha iniziato come me ballando per strada oggi ha un'accademia professionale di breakdance e ha vinto dei titoli italiani e magari lavora in televisione. Il rapper che prima si scriveva due rime sul blocco note al muretto oggi magari è un trapper di successo. Nel writing in maniera specifica le cose sono cambiate tantissimo, perché prima per far girare il proprio nome una persona era costretta all'illegalità, ed è così che nasce nel Bronx. Qual era la figata? Erano lì in una condizione di apartheid, quindi segregazione razziale, questo è un dato di fatto che confermano tutti gli storici. Il Bronx era il ghetto di Varsavia dei neri, venivano umiliati e venivano segregati in quel quartiere. Come grido di lotta e riscatto sociale, il writing permetteva a un artista di far girare il proprio nome su tutte le yard e su tutte le linee metropolitane. Cioè, tu che facevi il graffito su quella metro e le persone lo vedevano sopra il cavalcavia, tu eri il king. Oggi questa condizione non esiste più. Cioè, fa più views una foto di un tuo graffito su Facebook, probabilmente, che di tutte le persone che lo guardano su un ponte, che magari non riescono neanche a fare la foto. Prima non c'era il muro legale, eri costretto all'illegalità, ad andare a pittare su muri, a guardarti intorno se arrivasse la polizia o meno. Invece oggi ci sono i muri legali. È chiaro che ogni cosa ha i pro e i contro, però se dovessi esprimermi personalmente a riguardo, secondo me è molto meglio avere un muro legale e il tempo di imparare con calma, anziché doversi comprare le bombolette e non avere nemmeno il tempo di apprendere le tecniche perché ti devi guardare in giro. Oggi abbiamo un'era digitale che ha totalmente privato le persone della curiosità di conoscere, di andare a leggere. Tutto si legge, ma non si legge veramente. È tutto uno sfogliare e mettere il like velocemente. Qual è la figata di tornare al cartaceo? Ragazzi, Metallo e Cemento è la rivista che riporta indietro l'hip hop a una realtà che è quella della sua origine. Quindi abbiamo il cartaceo che inizia a farti usare di più questa anziché questa. Quello è che la gente poi pezzi con il porta aperto. Sono uno mio, non mi rischio di un treno sta a me come un sovrano alla sua corte.
Quando ho cominciato a disegnare io, alla fine del 93, la scena di Milano era già abbastanza vivace. C'erano tantissime crew in giro, ovviamente quelle storiche, ma anche tantissimi giovani writer che cercavano di farsi strada, di farsi un nome. Per lo più, a essere sinceri, la maggior parte facevano solo tag e tendenzialmente scarabocchiavano. Innanzitutto, proprio perché c'era una forte competizione, le crew storiche, le crew che già erano sulla scena da un po' di tempo, non erano molto disposte a condividere i loro segreti e i loro trucchi. Per cui bisognava scoprirsi tutto da soli, per esempio dove comprare gli spray o anche banalmente i fat cap e gli skinny non esistevano. Addirittura mi ricordo che c'era un mio compagno di crew che se li faceva da solo, prendeva le siringhe, le riusciva a tagliare in modo molto netto e poi le fondeva nel tappino, così riusciva a fare un ottimo skinny, però purtroppo durava pochissimo, nel giro di una bomboletta al massimo era da buttare, per cui era uno sbattimento che non valeva la pena. La realtà è che dovevamo assolutamente capire le cose in fretta e cercare di trovare un nostro posto sulla scena. E la cosa più figa che potevi fare erano i bombing per la città, ovviamente. Tra l'altro mi ricordo in quegli anni erano molto belli quelli di Zoid e anche di Kraze, ma soprattutto le banchine della metropolitana. Le banchine della metropolitana erano la cosa più difficile da fare, perché dovevi sapere come entrare di notte e dipingere non sui treni ma sulle banchine delle stazioni della metropolitana. I pezzi comunque venivano cancellati nel giro di qualche settimana, per cui si riuscivano a vedere, un sacco di gente li vedeva. Era un bombing veramente figo, solo che era rischiosissimo perché voleva dire disegnare sotto le telecamere e poi soprattutto era difficilissimo capire come entrare. Mi ricordo che in quegli anni c'erano alcuni che spaccavano, Kid per esempio, Rae, CKC ovviamente, TKA, tutte le crew storiche. E saper fare un bombing velocissimo, decente, quando sei all'inizio è veramente difficile e rischi solo di fare una gran marciata e ti fai solo prendere per il culo, cosa che assolutamente vuoi evitare, soprattutto all'inizio. E poi appunto perché era rischiosissimo e ti attaccavano, a meno che andavi con Electro, che era il primo vero intruder, e lui conosceva tutte le entrate, tutte le uscite, tutti i meandri dei tunnel della città di Milano e aveva anche tutti i suoi trucchetti, grande Electro. Per cui insomma le banchine erano la cosa più figa. Bersagliata a nastro e a nastro rispondo, vandalismo lirico e la sedia fa trasfondo, finché sono sicuro che il mio cuore continuerà a battere, sarà sempre roba a nastro, devo perdere. Dategli un treno, che cosa ne vuoi fare, con una bomboletta la voglio devastare. Dumbo, Jack lo squarta treni, faccio vandalismo per bloccare i tuoi pensieri. Io di roba a nastro non riesco a starne senza, ne sento la mancanza, sono tossico, mi fa brutto l'astinenza, niente psicofarmaci, niente metadone, i treni sono la giusta soluzione. Oddio, lasciami sporcare come un bambino, ma voglia di giocare. A un certo punto, verso la fine del 94, insomma in quel periodo lì, la scena si è spostata sulle ferrovie nord, perché, come spiega molto bene Brad nel documentario Nero Inferno, si era scoperto che non cancellavano i pezzi, e quindi non cancellando i pezzi era fantastico, perché chiunque voleva fare un treno, dipingere un treno, doveva farlo o sulle ferrovie dello Stato o sulla metropolitana, non lo vedeva più, e la TM perché li cancellava immediatamente, e le ferrovie dello Stato perché finivano chissà dove, mentre le ferrovie nord erano una linea abbastanza circoscritta, per cui riuscivi a rivedere il tuo pezzo nel giro di poche ore ed era fighissimo. Alla fine poi, come ben sapete, la visibilità è la cosa che conta di più, per cui avere un pezzo che gira e magari non viene cancellato per mesi o per anni era una figata. Questo di fatto fu un cambiamento epocale per la scena di Milano, perché fino a quel momento, se volevi vedere i pezzi di un writer famoso, di uno che ti piaceva, dovevi andare al suo muro, mentre da quel momento in poi bastava andare in Cadorna. Andavi in Cadorna e la maggior parte dei writer di Milano si confrontavano sulla scena delle ferrovie nord. È stato un periodo fantastico ed è stato un periodo in cui il bombing è diventato ancora più importante per essere un writer affermato. In particolare mi ricordo quando nel 96 GR e gli RNS con Pandecto si unirono e fondarono i Lords of Vetra, ci fu un ulteriore cambiamento, perché Pandecto portarono con loro la loro mentalità di bomber puri e fu incredibile vedere come altri bomber milanesi, come per esempio Dumbo o One Man, si sentirono finalmente liberi di poter scaricare tutta questa energia e di bombardare e devastare in modo così violento. E questo fu anche causa di molte discussioni tra noi, perché per esempio io non ero molto d'accordo su questo modo di disegnare. A me piaceva andare in yard, fare il mio pezzo e finita lì. Però in effetti, caspita, loro erano dappertutto. E così la scena di LFN Nord, piano piano, la competizione è aumentata costantemente, fino a che verso la metà del 98 la scena era matura abbastanza per poter provare a far girare i pezzi della metropolitana. C'erano tantissime bomber in giro, la competizione aveva stimolato tutti quanti, per cui c'era un atteggiamento molto aggressivo anche, inteso come
coraggioso nel buttarsi, nel fare cose complicate, cose difficili e mettersi nella situazione di entrare in depositi, per esempio come quelli della metropolitana o in tunnel, e tutti insieme i loro Zovetra con i VMD, con i CRZ e con gli OAS attaccarono contemporaneamente la linea 2 della metropolitana, e alla fine del 98 la metropolitana per la prima volta a Milano girava dipinta, che fu una cosa fighissima perché voglio dire, era la prima volta che si vedeva la metro girare a Milano, e mai soprattutto anche dall'estero, come dire, Milano divenne a un certo punto una meta per i writer stranieri, e in questo modo quindi si crearono un sacco di connessioni tra writer milanesi e writer di, non so, Amsterdam, Oslo, dalla Spagna anche, o Parigi, venivano giù a disegnare la metro, era una figata. E poi la cosa, diciamo, è andata avanti negli anni 2000, però io lì a quel punto avevo già appeso la bomboletta al chiodo dopo che avevo esaudito il mio ultimo desiderio, che era quello di andare a New York e disegnare la metropolitana di New York, cosa che feci nel 99 andandoci con i miei compari di crew, Spice, Mind e Clef, anche se a dire la verità la metropolitana e il deposito me lo scoprii da solo e ci dipinsi da solo. E poi un'altra grande cosa che mi successe quando tornai a Milano è che Sharp, un writer old school newyorkese, mi chiamò per disegnare insieme a lui. Grande soddisfazione. Non puoi arrestarla quando in strada dilaga RNSGR più la massata, treni a nastro, tumbo treni a nastro, dash ritmi a nastro, esarime a nastro, il team del disastro, vedi cosa darci in pasto, il metallo per brutalizzarlo, il vinile con lo stile, la rima con la quale ci si insinua, qualunque sia la materia prima noi ci mettiamo la mano d'opera, l'equipe che annovera OTR, RNS, GR, è qui che sfodera, robe a nastro e non smette, danneggia più che una talca e col fat cap, per sempre oltre, d'altronde qui si diponde, non si confonde, bersagliate a nastro e a nastro rispondo, vandalismo lirico e la vetra fa da sfondo, finché son sicuro che il mio cuore continuerà a battere, sarà sempre roba a nastro per non perdere. Quando penso all'inferno penso a un periodo particolare che è il periodo degli anni, fine anni 90, circa 1997, 98 e anche 99. Quando ho pensato di fare il documentario nell'inferno non c'era niente in giro di italiano. C'erano altri documentari, ovviamente Style Wars, che è stato l'ispirazione principale per la creazione di Nell'inferno, ma c'erano altri video stranieri, mi ricordo sicuramente Dirty Hands, fatto da, se non mi sbaglio, da Opac di Parigi. Le Ferrovie Nord in quel momento lì erano una roba speciale, cioè si vedevano pezzi freschi, ma anche pezzi che avevano 3, 4, a volte 5 anni, che si vedevano circolare. Mi sembrava una cosa unica, mi sembrava una cosa che fosse un peccato non documentare. Le fanze non riuscivano assolutamente a coprire la quantità di roba che producevamo. Una fanza usciva di solito nel migliore dei casi 6 mesi, se non un anno dopo, e in quel periodo lì 6 mesi, ma anche un anno, cioè tantissimo tempo. In un anno l'evoluzione di un writer è tanta, per cui vedi i pezzi pubblicati di un anno prima e ti sembrano già una roba che non ti rappresenta più, per cui avere la possibilità di fare un video dove si vedeva tantissima roba, tantissimi pezzi, per ogni writer potrebbero esserci, non so, 15, 20 pezzi, 30 pezzi magari anche, era impossibile una fanzina. E poi la forza e l'incisività che ha un'intervista fatta a un writer, quindi non è più soltanto l'intervista scritta, letta, che comunque perde un po' di quella sua spontaneità, di quel non detto, no, che si capisce quando uno racconta una storia, racconta la propria storia. Nelle interviste questo si riusciva a trasmettere, e infatti secondo me sono molto più ispiranti, ti catturano molto di più anche all'immaginario sentire un Rai raccontare cosa ne pensa delle lettere, come si approccia ai treni, oppure sentire un Dumbo esprimere la propria energia anche nel modo in cui parla, è una cosa che non c'era. Per cui, essendo poi io stesso un writer e avendo voglia di mettere anche i pezzi miei, ovviamente, di mostrare il mio lavoro, comunque era un altro modo per fare un pezzo. La creazione di Nero Inferno era qualcosa che era mio, che mi rappresentava e che sarebbe rimasto, probabilmente anzi più di un pezzo fatto su un treno. Per cui c'erano tanti aspetti, il fatto di fare qualcosa che non c'era, il fatto di raccontare un po' più in modo approfondito quel periodo, di raccontare un fenomeno che non si è più ripetuto o che è terminato, e di poter mostrare di più, anche perché l'immagine che veniva data della scena di Milano nelle fanzine non combaciava con quella che secondo me era la realtà che vedevo io. Ovviamente è assolutamente soggettiva, per cui avrò fatto delle scelte che sono mie e che mi prenderò la risposta
responsabilità, però allo stesso tempo quello era il mio modo di vedere il writing in Milano. C'è da dire che però in tutto questo io praticamente non ho censurato nulla, e tutto quello che ho ripreso delle riprese di Nero Inferno, tutto quello che vedete è tutto quello che ho, cioè non ho altro materiale che nascosto, che non ho pubblicato, gente che ho censurato. Io tutto quello che mi sembrava utilizzabile, in cui si vedevano dei pezzi decentemente, non che passasse da 200 all'ora i treni, quindi era tutto sfocato, addirittura per molti, e non avendo proprio più materiale video, perché i primi writer, CKC soprattutto, ma anche gli SIC, i loro pezzi erano tra i primi, e quindi spesso erano completamente slavati o i treni erano stati cancellati, non c'erano, per cui in quel caso lì sono dovuto ricorrere a delle fotografie messe insieme a dei pezzi video per poter, secondo me, riequilibrare un pochino quello che era il materiale che avevo. Detto questo, è stata una bella avventura e mi fa piacere che ancora oggi c'è gente che guarda, c'è gente che si ricorda e che abbia ispirato e ispiri altri a continuare a fare questa cosa per il piacere di farla, perché poi alla fine è tutto, l'importante è che vi divertiate.